Buonasera a tutti, io abbiamo voluto sfidare la vostra fantasia a fare una riunione l'8 agosto alle 7 di luglio. Abbiamo apprezzato. Voleva essere l'inizio di un percorso, di presentazione di questo nuovo servizio che si chiama Livello. Naturalmente abbiamo l'obiettivo di ritornarci a settembre, perché lo riteniamo un servizio utile per i cittadini e soprattutto per un pubblico abituato a utilizzare questo mezzo di comunicazione che oggi è diventato fondamentale, oggi è diventato internet, e facilitare appunto l'utilizzo e l'accesso in punti ben definiti. Questo perché crediamo che internet è un importante, come dicevo, mezzo di comunicazione, sì, però possa diventare anche un momento di aggregazione, di comunicazione interpersonale. Allora, se noi questo tipo di strumento iniziamo a organizzare le nostre fondazioni o i nostri figli, cioè, a seconda dei momenti che stiamo, in cui lo stiamo utilizzando, diventa un momento quasi da vivere in solitudine. Avendo invece organizzato uno strumento di questo genere, riteniamo che possa essere anche un momento applicativo. Allora, avere, guarda, io questa modalità di accesso qualche anno fa, quando da noi era ancora quasi ipotizzabile, quando andavo a firmare la convenzione con la nostra università, che era a settembre, che è il tuo corso, era il 2005, insomma l'autunno del 2005. Io nel campus di questa università, che è il tuo corso, che immagino sappiate, verrà a utilizzare questi spazi per la scuola, per aprire appunto l'università o la professione italiana qui a Zagreb. Ecco, io credo che l'opportunità più importante, la motivazione più importante che ci ha spinto ad offrire questo servizio e diciamo così, questo libero accesso alla rete, possibilità di utilizzarlo in gruppo con diciamo così, una modalità diversa da quella che siamo abituati a concepirla, che ci ha spinto a garantire questo servizio. Noi abbiamo utilizzato in questa prima fase alcuni punti di accesso. Io non so se avete visto il fuori che li elenca in maniera analitica, io ve li rammesso per avere un po' l'idea. Il primo punto, da quello che partirei, anche perché ci siamo ora fisicamente, è questo di Piazza Indipendenza Palazzo Costituzione. Ora, in questa prima fase è più all'esterno. Nel momento in cui saranno completati i lavori, l'obiettivo è quello di poterlo utilizzare anche all'interno di tutto questo grosso contenitore culturale, che nel momento in cui partirà l'università, all'altra in quest'ala che sta in ristrutturazione, nell'altra ala abbiamo la biblioteca, abbiamo la biblioteca, abbiamo il museo del giocattolo, questo diventerà un po' il contenitore culturale della nostra cittadina e quindi è chiaro che facile, l'accesso alla rete facilita quello che è l'obiettivo di diffondere cultura di questo posto, di questo spazio, e quindi per il momento già i meridiani e la zona del museo è già accessibile in questa modalità, in futuro lo sarà su tutta su tutto lo spazio di Palazzo del Fuso. Poi abbiamo la piazza comunale, piazza Lorenzo, e la piazza dove sta l'anagrafe davanti all'ambulatorio del centro ospedale, per darci un'indicazione. Abbiamo poi piazza Santa Maria con colle dei prati, le scuole e il parco pubblico, sia all'interno delle scuole sia nel parco potremo utilizzare insomma, la rete in maniera diretta e libera. Avremo
tempo, anche se non è enunciato in questa fase, altri saluti che riguardano diciamo così, questa zona più centrale del paese, che sono da parte di Colle Bacco, la zona di Colle Bacco, la parte di Colle Bacco, e del nuovo parco giochi per il quale inizieranno i lavori nel futuro dopo la fase estiva, il 10 giugno di settembre, al di là del tunnel, sulla zona della foresta, dove sarà una pista ciclabile del parco giochi per bambini. E anche lì sarà un punto di, diciamo così, dove sarà possibile questo assolutamente. Poi ci sono, a Valle Martella, ci sono i due punti di Valle Martella che sono, se non vado errato, la zona della scuola, del centro anziani e del parco giochi, quella zona lì, e il nuovo punto di aggregazione che abbiamo inaugurato, di fatto sta entrando in funzione in questo periodo, che è Piazza Giuseppe di Vittorio. Vedo una cosa bella, i ragazzi che ci sono questa sera, che si iscriveranno, ci saranno il loro nome e cognome, quindi dovranno fare uno sforzo. Credo che la cosa più bella è creare proprio una comunità rispetto a questi nuovi linguaggi, cioè che l'aggregazione attraverso questo strumento non è soltanto di livello egoistico, diciamo così, di risparmiare l'abbonamento, ma è quello di trovare a Zaccarolo un passo in avanti rispetto a una comunità che non deve essere virtuale, ma quella vera. Quindi credo, se delle idee già ce l'avevamo nelle scuole, torneremo nelle scuole in un lavoro che è stato fatto molto bene. Antonella ha seguito, e poi l'assessore dei lavori pubblici, nella concretezza, nella verità delle strutture, ha fatto tutte queste cose. La Telecom Italia che ha installato e fatto il lavoro, e poi una persona, Antonio Pisicchio, che è quel signore che a Natale e Capodanno mi ha fatto felice, perché sono riuscito a capire una cosa, che da casa è possibile comandare il computer del comune, quindi era possibile cambiare la cartolina nella prima pagina, anche se lui stava in vacanza a Bologna, da un'altra parte si passava dagli auguri di Natale agli auguri, diciamo, di Capodanno, di cose artificiali. Questo per significare che questo strumento è uno strumento veramente che dalla Lasca, da tutte queste parti, e pensate questa università come sarà collegata al resto del mondo, e come in ogni luogo, in ogni posto, veramente internet ci fa sentire quel villaggio globale che è diventata la nostra terra. Quindi era soltanto per dovere, per Antonella, per quello che ha fatto, e per i due tecnici, uno del nostro comune e l'altro della Telecom. Il fatto che, essendo una trasmissione via etere, diciamo così, il segnale si propaga nelle zone limitrofe, per cui anche nelle vie adiacenti alle piazze sarà possibile navigare, cosa che abbiamo contestato ieri, per cui tutta la parte che saranno sui 300 metri da un lato e 300 dall'altro, per cui significa che se Piazza Grandrelli è connessa, anche tutta la via fino alla base alla posta è possibile navigare. Stessa cosa per la zona di via Fabrini. E per la parte dedicata a via Gabinovi, ovviamente solo vicino a fino al parco, all'altezza del parco, sotto, e via Pungheria, zona Unicredit e